Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo della Zamio Culcas, questa bellissima pianta d'appartamento che vedete qui. È una pianta che è stata introdotta recentemente nel mercato domestico, stiamo parlando di poco più di 20 anni, pensate. È più conosciuta come pianta di Padre Pio. È una pianta molto generosa, come vedete il suo sviluppo è uno sviluppo, tante volte bisogna anche contenerla, cercare di legarla, perché ha questi rami che continuano ad allungarsi. Oggi andremo a vedere come poterla propagare attraverso un sistema molto semplice, non la classica talea, non la propaggine che tante volte si sente parlare, oppure la divisione del cespo, ma attenzione, attraverso la foglia. Andremo a staccare delle giovani foglie da questa pianta e con dei vasetti, con della fibra di cocco. Questa è un'altra novità che oggi voglio presentarvi, questo nuovo substrato che si può utilizzare per fare le talee. Andremo a cercare di vedere di propagare questa bella pianta. State con me. Bene, allora dobbiamo ottenere delle foglie, come vedete qui, dove vi sia la parte che è attaccata al ramo, e da qui che la pianta comincerà a emettere le radici. Quindi è importante fare bene questa operazione. Innanzitutto individuare le foglie giuste. Non si prendono le giovani foglie, come potrebbero essere queste che sono ancora troppo tenere, si prendono delle foglie che hanno già una bella consistenza. Magari non prendiamo le più vecchie, ma una consistenza media come può essere questa. Individuiamo la foglia, facciamo in questo caso, questa è una buona foglia secondo me, quindi possiamo fare anche questa. La prendiamo, la teniamo, teniamo il ramo soprattutto per evitare di andare a strappare e così far soffrire inutilmente la pianta, e con un gesto abbastanza veloce andiamo a staccare la foglia. Eccolo qua, basta tirare un pochino, teniamo e tiriamo. Vedete come si è staccata bene, e già qui vedete che c'è la linfa che esce, e questo è un buon materiale. Prendiamo una terza, visto che due ce le abbiamo già, la individuiamo, questa è una buona foglia, andiamo sempre e tac, tiriamo. Eccola qua, tre foglie. Andremo con queste tre foglie a metterle in un vasetto, appunto con la fibra di cocco. Vi lascerò anche di questo, come sempre, il link dove poter anche acquistare questo nuovo, io dico nuovo, substrato, perché comunque è poco utilizzato, soprattutto per le operazioni di taleaggio. Andiamo adesso a creare le nostre giovani piante di Zamio Culcas. Bene, allora innanzitutto parliamo del substrato. Il substrato che andremo a utilizzare è fibra di cocco, come vedete è un materiale molto leggero, infatti serve per alleggerire quando noi dobbiamo alleggerire dei substrati, perché le piante vogliono un terreno più leggero, più drenante. Si utilizza la fibra di cocco in aggiunta anche dell'argilla. Io lo vedo ormai nei vivai, è diffusissima l'utilizzo della fibra di cocco. Vi arriva un mattoncino, proprio come un mattone, lo si mette a bagno e dopo qualche ora trovate un secchio come questo pieno. Riempiamo il vaso, ok, senza andare più di quel tanto a pressare, tanto dopo si sistema da solo, al massimo gli diamo due colpi così. E a questo punto prendiamo le nostre foglie, il materiale che abbiamo prelevato, ricordate è molto importante la qualità del materiale, e andiamo a inserirle. In questo caso il vaso è grosso, qui potremmo farcene stare anche tranquillamente 6, ci starebbero tranquillamente. Adesso vediamo quelle che io ne ho raccolte 4 e lo farò con 4. Inseriamo proprio la foglia così, semplice semplice. L'importante, ecco, che questa parte, che è la parte che noi abbiamo staccato dalla pianta e da dove partiranno le radici, sia ben infilata nel vaso. Ecco, una cosa che si può utilizzare, anche qui vi metterò il link, è dell'ormone radicante. Se volete aumentare le possibilità di riuscita quando andate a fare del taleaggio, l'ormone radicante è una polvere ormonale, si chiama, si mette si bagna un po' come un borotalco bianco, e poi dopo si procede come state vedendo. Quindi mettiamo la nostra fogliolina così, adesso mettiamo la quarta, io ne ho solo 4 adesso e lo farò con queste 4. Il lavoro è finito, a questo punto rimane solo l'attesa, dobbiamo aspettare
un po' di tempo, e il tempo in questo caso lo decide tante volte la natura, tante volte il tempo, cioè il periodo che noi andiamo a fare questa operazione. È consigliato sempre comunque l'estate. L'estate favorisce tutte le operazioni di taleaggio. Perché? Perché è il clima ideale per questa pianta per poter andare a radicare. Se però vogliamo provare a farlo anche in inverno, questa è una pianta comunque da interno, possiamo tenerla in casa tranquillamente il nostro vaso con la talea. Ricordate sempre comunque di tenere il terreno. Adesso noi andremo a bagnare un poco. Come vedete, l'acqua viene subito assorbita dal cocco perché ha proprio anche questa proprietà di trattenere l'umidità e perciò all'inizio va un po' bagnata. Dopodiché state tranquilli che per giorni rimane umida. Bene, una volta che abbiamo bagnato a sufficienza, vedete ormai l'acqua è scesa, il terreno è bello umido, io vi consiglio di non bagnare più attraverso l'uso dell'innaffiatoio, ma tramite il nebulizzatore. Andiamo, se è possibile, tutti i giorni, ma se anche non lo facciamo tutti i giorni, comunque teniamole in una zona dove noi possiamo ogni tanto andare a fare questa operazione. Bagniamo la foglia, la nebulizziamo bene, perché? Perché all'inizio, soprattutto la nostra talea non potrà prendere l'acqua dalle radici che non ha, ma la prende dalla superficie della foglia. Quindi tenere la foglia in questo modo sempre ben bagnata è un buon sistema. Non è importante perciò che qui deve essere certo, deve essere umido, comunque fa molto caldo, il cocco va ad asciugarsi, cambia colore, torna di questo colore, per intenderci, vedete com'è più chiaro. A questo punto andiamo a bagnare anche qui. Mettiamo un po' col nebulizzatore, oppure si può aggiungere anche un mezzo bicchiere d'acqua. Ok? Questo è tutto quello che dovete fare per ottenere una giovane pianta di Zamioculcas. Ecco, sono passati circa 2 mesi da quando ho inserito le foglie nel cocco e eccolo qua, è spuntato. Ve lo faccio vedere il primo germoglio e adesso attendiamo che attecchisca bene. La prima delle 3 foglie che ha cominciato a produrre qualcosa di bello per i nostri occhi. Adesso seguiamo passo passo la crescita di questa giovane nuova pianta di Zamioculcas. Eccoci qui, è passata un'altra settimana, guardate che spettacolo, sta crescendo a vista d'occhio e sono in attesa anche che le altre 2 foglie comincino a far qualcosa perché io le prendo e tirando sento che comunque hanno preso, cioè la foglia, ma a parte che si vede, guardate come sono belle anche loro, come sono verdi e quindi sono un po' in ritardo, come tutte le cose nella natura. La natura ha i suoi tempi, c'è chi arriva prima, c'è chi arriva dopo. Intanto adesso mi godo questa prima nascita e spero comunque di esservi stato d'aiuto con questo video. Vi invito come sempre a mettere un bel pollice all'insù, spollicciate. Se avete altre domande da farmi, lasciate qui in calce a questo video il vostro commento, cercherò quanto prima di rispondere. Ricordate sempre che trovate nella descrizione anche il link per poter acquistare i prodotti che vedete comunque nei miei video, li trovate anche nella descrizione, proprio sotto il video, scorrendo, soprattutto col cellulare bisogna scorrere molto e sotto si trova la descrizione. Ciao, alla prossima!